Se si volesse trovare una parola chiave per interpretare questo brano del Vangelo, la più adatta sarebbe forse prezzo. L'Evangelista Giovanni ci restituisce l'identità della donna che cosparge di profumo i capelli di Gesù. Per lui è Maria di Betania, sorella di Marta e di Lazzaro. In altri Vangeli si parla di una donna sempre contrapposta a Giuda o ad altri discepoli scandalizzati per lo spreco. Addirittura in Matteo e Marco questo brano precede immediatamente quello con i dettagli sul tradimento di Giuda. E se il traditore riceve 30 monete d'argento, il prezzo di uno schiavo, per consegnare Gesù, Matteo 26 al versetto 15, nel brano di oggi Giuda stima che il profumo valga 300 denari. Anche questa somma, secondo alcune interpretazioni, poteva essere il prezzo di uno schiavo. Nel Vangelo, certamente, i numeri non sono numeri casuali e rimandano a dei significati profondi, ma ciò che risulta evidente è che Giuda è sempre pronto a dare un prezzo a tutto, al dono gratuito di Maria, alla vita di Gesù, forse alla sua stessa anima. Giuda trattiene, valuta, giudica. Laddove Gesù dona, accetta e comprende. Buona e santa giornata a tutti.